Il centrodestra contesta il ritardo dei lavori per la sede staccata del liceo scientifico Da Vinci di Piazza Gru a Pescara a 4 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, evidenziando lo stato dell'edificio. Purtroppo il quadro è estremamente desolante, questa è la situazione. L'inizio della scuola è previsto per sabato 9 di settembre. La giunta Alessandrini si è caricata questa problematica, che è una problematica di competenza della provincia di Pescara, però evidentemente non ha fatto bene i conti con la tempistica dei lavori e soprattutto con l'inizio dell'anno scolastico. Anno scolastico che inizierà, ripeto, fra 3 giorni e i ragazzi purtroppo non avranno né i banchi né tantomeno le aule dove sentire e ascoltare le lezioni dei propri professori. Un grandissimo disagio per la scuola, un grandissimo disagio per gli alunni, un grandissimo disagio per i loro genitori, visto che sono previsti con estrema probabilità i doppi turni al liceo scientifico Da Vinci su ai Colli. E intanto alcuni genitori e studenti sono al lavoro anche questa mattina per rendere la struttura idonea ad ospitare gli studenti, criticando nel contempo la conferenza dei consiglieri di centrodestra. Ci hanno chiesto un contributo. Siamo qui per aiutare i ragazzi a mettere in condizione di studiare. Perfetto. Non chiediamo i grattacieli con le vetrate su New York. Noi chiediamo di farli studiare. Non è un problema per me assolutamente politico. Voi avete sollevato un problema politico, allora questo problema andate a sollevare in altre sedi, se permettete, perché voi siete politici e io sono un lavoratore. È una situazione desolante, lei converrà con me, che fra 3 giorni inizia la scuola. Che stanno cercando di rimediare, che stanno cercando di rimediare, chi in un modo, chi in un altro. Ovviamente ci sono delle competenze ben precise che vanno rispettate. Perfetto. Ovvio che io non mi sono permesso di entrare in una struttura, ho detto ragazzi se vi serve una mano metto a disposizione un mezzo. Qualcun altro farà qualcos'altro, i ragazzi come vedete ne saranno una quindicina che cercano di assicurarsi l'inizio della scuola nel migliore dei modi per quella che è la situazione che noi stiamo vivendo, per il resto aspettiamo, stiamo facendo il processo alle intenzioni, vedremo fra 10 giorni cosa succede, se ci saranno problematiche saremo tutti assieme a manifestare, stia tranquillo, però al momento siamo nella condizione di non perdere tempo adesso qui a fare conferenze stampe, ma siamo nella condizione di prendere questo materiale, portarlo, tornare, prendere altro materiale e riportarlo, tutto il resto in questo momento per noi è relativo, quindi se a voi fa piacere ci date una mano, noi siamo ben lieti.